pubblico in tanti in queste ore guardano e riguardano gli spezzoni dei suoi film e quelle scazzottate rumorose come fumetti che avevano un segreto. Bud Spencer era l'omone grosso e buono che arrivava e mandava all'aria tutto il saloon. Il suono è inconfondibile ed evocativo. I cazzotti di Bud Spencer fanno tanto rumore, ma non hanno mai fatto male a nessuno. Perché i film di Bud Spencer sono fatti di una violenza innocente, da cartone animato. Oh, oh, sta attento! Guarda che ti strozzi! Edmondo Gentili, che ha lavorato alla rimasterizzazione di Lo chiamavano Trinità, spiega i segreti dell'antico mestiere del rumorista. Il rumorista realizza la colonna effetti sonori del film. E noi ricreiamo tutta la colonna sonora come quella originale, uguale. E a volte nei film comici, come quelli di Bud Spencer e Terence Hill, dobbiamo anche aggiungere degli effetti comici, che possono essere le cadute uomo, i famosi pugni di Bud Spencer. È quella, devo dire, la parte più divertente del rumorista, quando dobbiamo creare dei suoni che dobbiamo far ridere la gente e noi ci divertiamo di più. Ma lui l'ha visto che ho la pistola? Sì, io sono muto, mica cieco. La magia dei film di Bud Spencer era tutta fisica, così come sono concreti i suoni che ascoltiamo al cinema. Hanno comprato dei quarti di bue, l'hanno appesi e lì hanno iniziato a prendere a schiaffi, a pugni. Vederlo come è stato creato fa ancora più ridere di sentirlo che come me, perché magari immaginate il rumorista che stava là, che ha preso a schiaffi un quarto di bue. Suoni che non escono più dalla testa. Io sono il direttore, Acea! Né dalla pancia. Poi mi hanno detto anche che hanno fatto una bella mangiata dopo che hanno inciso i suoni con tutta sta carne, che hanno fatto una bella graticolata. Guarda chi si rivede.